Sì, Palladino aveva chiesto una prova di maturità. Possiamo dire che è un esame di maturità superato. Ci aggiungiamo anche la lode perché i due gol sono stati davvero molto belli. Beh sì, sono molto soddisfatto oggi perché ovviamente è stata fatta una grandissima prestazione. Credo che quella contro il Milan sia stata una grande gioia, questa sia stata davvero una conferma di questo grande gruppo, una conferma di uno step in più che abbiamo fatto, di grande maturità soprattutto. Avevo chiesto questo ai ragazzi, che era importante fare una grande prestazione. E l'hanno fatto davvero tutti ed è stato davvero molto bello vederli lottare in campo, difendere, attaccare con dei principi di gioco, con tutto quello che sappiamo fare e soprattutto mi è piaciuto lo spirito di chi è entrato nel secondo tempo perché sia contro il Milan, due gol dai subentrati, sia oggi quelli che sono entrati hanno fatto davvero alla grande, Daniel Maldini, Akpa, Kiria, Bondo, tutti quanti davvero, Luca. Quindi questa è la dimostrazione di un grande gruppo, di un gruppo che crede in quello che fa ogni giorno e di un gruppo che vuole continuare a migliorarsi, quindi siamo davvero molto soddisfatti. Bondo ha decisamente cambiato la partita quando è entrato, ha dato maggiore dinamicità, maggiore profondità, l'aveva letta così togliendo anche Colpani. Ma in realtà io metto in campo i giocatori che ovviamente ritengo che in quel momento ci possano dare una mano. Warren aveva fatto alla grande contro il Milan, questa settimana, inizio settimana, aveva avuto un problemino al ginocchio, quindi insomma l'abbiamo un po' preservato oggi, poteva anche partire dall'inizio però non me la son sentita. E quando è entrato ha dimostrato il suo valore, continua a crescere, continua a migliorare, deve lavorare così. Però anche Colpani nel primo tempo ha dato il suo contributo alla squadra, quindi insomma direi che sia nel primo che nel secondo tempo, perché non ci dimentichiamo che nel primo tempo abbiamo avuto almeno 3 palle gol nitide. Siamo stati bravi, siamo stati in partita sempre, abbiamo rischiato di prendere gol sullo 0-0 su una ripartenza, infatti avevamo paura di quello, però direi che siamo stati davvero molto, molto bravi poi a sbloccarla, a non prendere gol, è un altro crescito oggi, quindi ci sono tante cose positive, dobbiamo continuare così, goderci il momento, però mantenere i piedi per terra perché già sabato abbiamo un'altra partita difficile, quindi adesso riposiamoci 2 giorni e pensiamo alla prossima sfida. Tra l'altro mancherà Izzo contro la Roma, è stato uno dei giocatori che ha tirato di più forse nel primo tempo. E a proposito di sacrificio, Dani Mota forse è il giocatore che si è sacrificato di più. Quando è uscito la sostituzione l'ha abbracciato, si è quasi accasciato per la stanchezza su di lei, però sembrava quasi dirle: mi dispiace di non aver portato punti fino ad ora, è così? Beh, sì, sono d'accordo. Dani credo che abbia fatto una grandissima partita, sia a livello tecnico che di sacrificio, anche insomma, senza palla. Ha fatto una grande fase in un possesso, ha dribblato, ha scattato, è rientrato, ha aiutato i compagni. Ma oggi tutti, davvero tutti, abbiamo difeso da squadra. Non volevamo prendere gol e poi siamo stati bravi poi nelle geometrie, nei nostri concetti. Abbiamo avuto pazienza, tante volte siamo stati anche sfortunati perché oggi sembrava davvero stregata la porta della Salernitana, però direi che con la voglia, con il coraggio, perché siamo andati davvero a giocare tanto tempo nell'altra metà campo, che non è semplice, perché sapevamo che poi hanno messo giocatori veloci, però direi che è stato fatto tutto in maniera perfetta e quindi siamo contenti così, dobbiamo continuare a lavorare così. Il tema moduli non è un tema che la passione, ce l'ha detto anche prima della partita, però visti 2 risultati è questo forse il vestito nuovo, non direi più adatto per il Monza? Ma io credo che l'abbiamo fatto spesso questo 4-2-3-1, io non sono innamorato dei numeri, come avete visto nel primo tempo impostavamo a 4, poi alzavamo i terzini, abbassavamo un centrocampista, noi facciamo tante rotazioni, l'occupazione degli spazi, l'importante è liberare i giocatori si devono sentire liberi di andare nello spazio giusto, al momento giusto, percepire dove c'è la superiorità, dove c'è l'inferiorità, capire che bisogna, insomma, si può mettere in difficoltà gli avversari anche in questa maniera, quindi non crediamo in un solo sistema di gioco, in una sola modo di giocare, quindi mi piace il 4-2-3-1 e mi piace anche il 3-4-3, ci saranno partite che faremo quello e partite che faremo altro.
È il momento anche di puntare a degli obiettivi, superare 52 punti dell'anno scorso, ad esempio? Ma io mi viene in mente una sola cosa stasera, che è la frase che mi disse il presidente Berlusconi il 12 settembre, quel lunedì sera, quando mi ha dato la squadra in mano. E mi disse una frase che mi è rimasta dentro, e lui mi disse: bisogna sempre pensare in grande. Ecco, questa era la frase che mi ha detto quando mi ha dato l'opportunità di allenare questa squadra, e io questa cosa me la sono sempre ricordata e me la sono portata dentro di me, perché mi rispecchia anche un po' come carattere. Io sono uno molto ambizioso che se la vuole giocare con tutti, e quindi lo spirito della squadra è questo. Bisogna pensare in grande, godiamoci questo momento senza montarci la testa, consapevoli del fatto che stiamo facendo qualcosa di unico, straordinario, come la passata stagione, e quindi continuiamo così a lavorare con umiltà e con sacrificio. A proposito di pensare in grande, è andato via da qua da vincitore, torna da allenatore e vince, va via vincitore. Le chiedo che emozioni ha provato stasera, sapendo anche che c'era la sua famiglia sulle spalle. Sì, oggi è stato molto emozionante, perché ci sono tutti i miei familiari, i miei fratelli, mia sorella, i miei nipoti, i miei genitori, quindi ha avuto un sapore particolare oggi. Però voglio spezzare comunque una lancia a favore della Salernitana. Oggi i tifosi sono stati davvero incredibili, perché nonostante la posizione di classifica comunque è difficile, oggi i tifosi hanno cantato dal primo minuto all'ultimo minuto, quindi davvero questa è una città che vive di calcio, vive di passione. Sono davvero stati grandiosi, e mi dispiace vedere la Salernitana in queste condizioni, e spero ovviamente da ex calciatore della Salernitana che la Salernitana, insomma, possa rialzarsi presto. Grazie mille mister, buon grazie lavoro a voi.